signori Pina Croccia. Buonasera, buonasera a tutti amici castellesi. Pina, 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 Pina. Continuiamo stasera la nostra conoscenza affrontando un altro punto del programma di Uniti per Caselle, quello sulla valorizzazione del centro storico. E lo faccio partendo da un piccolo aneddoto. 2 anni fa, precisamente nel giugno di 2 anni fa, una sera venne a farci visita Diego Guerrini, che è il giovanissimo sindaco di Gubbio, uno dei centri storici più belli d'Italia. Ebbene, pensate, proprio lui mi disse che il nostro centro storico aveva una bellezza, un ordine, un'armonia considerevole. Io sono rimasta affascinata dalle sue parole e perciò stasera le ho condivise con voi. Centro storico. Il centro storico è stato sempre oggetto delle politiche dell'amministrazione uscente e continuerà ad essere anche questa volta una parte vitale della nostra politica, della nostra azione di governo. Il nostro obiettivo nei prossimi 5 anni sarà quello di recuperare gli angoli e i piccoli locali storici per la creazione dei percorsi tematici dell'artigianato, della memoria, nonché sono previsti dei tributi, scusate l'emozione, delle agevolazioni fiscali e tributari in favore di chi investe nel recupero dei fabbricati, rivolti proprio a valorizzare il turismo e il turismo nel centro storico, nonché l'assegnazione di piccoli locali da adibire all'artigianato locale, io voglio chiedere scusa per la mia emozione, ma in questi giorni sono stata caricata da molta tensione. Volevo, anche perché qua c'è presente stasera una persona che stimo molto, il professor De Filippo, che comunque di assegnare dei piccoli locali da adibire alle attività dell'artigianato tipico e locale in favore dei giovani artigiani casellesi, anche tramite corsi di formazione o borse di studio. Questi soltanto alcuni degli aspetti programmatici che ci siamo prefissi. Gli aspetti tecnici li lascio agli esperti del settore. Vedete, io concepisco il centro storico, ho una visione del centro storico romantica. Mi piace pensare allo stesso come a un luogo da raccontare, come ad uno spazio che testimoni la vita, la quotidianità di un territorio, le pratiche e gli usi di un luogo. Ma ne avremo occasione di riparlarne poi in seguito. A questo punto ci tengo a puntualizzare alcuni passaggi del mio intervento di presentazione. Vedete, questa esperienza mi sta insegnando molto dal punto di vista umano, di relazione con gli altri e soprattutto con me stessa. L'altra sera, qualche sera fa anzi, dopo il comizio dei miei competitori, l'istinto, la parte più selvaggia di me stessa, diciamo così, mi ha portato a scrivere di getto, mi spingeva a salire su questo palco
immediatamente, senza esitazione, in preda ad un vortice di emozioni molto forti. Ma poi ho pensato che essere forti vuol dire anche lasciare cadere nel vuoto le provocazioni. E quindi questo sentimento di astio è svanito. I colori si sono attenuati, è subentrata la ragione, la moderazione o quello che un mio amico chiama ferire di fioretto e non di spada. È prevalsa la consapevolezza dell'inutilità di portare i toni della nostra discussione a livelli che non mi appartengono, di propormi per quella che sono, che sento, e non contro qualcuno e qualcosa. Per questo stasera vi parlerò serenamente, in maniera candida, ve lo assicuro. Sono assolutamente convinta che nel mio primo intervento io non abbia usato dei toni astiosi, anzi, credo d'averci messo della grinta, dell'entusiasmo. In merito al mio discorso sulla professionalità, quando io ho detto di poter dare un valido contributo, mi sono solo limitata a fare una riflessione su me stessa. Non ho lasciato intendere che altri non abbiano capacità. Non ho lasciato intendere di essere migliori di altri. Bravo! Tra l'altro, io non ho parlato di titoli e di lauree, credetemi. Credetemi, non ne ho bisogno. Quando ho usato la frase "nessuno vuole tornare indietro", non volevo assolutamente denigrare le fasce deboli, gli emarginati o i portatori di handicap. Non sto qui adesso ad elencarvi le attività a cui ho preso parte, rivolte proprio a tutelare i diritti di queste fasce deboli. Però scusatemi, io non mi ricordo di nessuno quando qualche mese fa il Comitato Cilentano dei Diritti Sociali osteggiava il commissariamento del piano di zona S9. Commissariamento che, ricordo a me stesso, ha bloccato 800.000 euro di fondi PAC e un altro milione di fondi sociali regionali destinati, pensate un po', proprio alle fasce deboli anche di questa collettività. Avete visto, dal palco è facile pontificare, ma come diceva un mio amico, non è famoso, non vi preoccupate. O fai parte della soluzione o sei il problema. Ora parliamo di scuola, la tanto amata scuola. Nella norma è buona prassi e costume, quando si eccepisce qualcosa, di riportarne il senso autentico. Vedete, il mio precedente intervento, i video possono testimoniarlo, parlava di buone pratiche, di un modello virtuoso da conseguire, dell'eliminazione definitiva della plastica dal comparto scuola e non solo, di un'educazione ambientale. Ma credete che possa parlare di un'eccellenza senza conoscerne l'operato, senza seguirne le orme? Io non mi interesso solo della scuola che frequentano i miei figli. Sul valore sociale degli orti, poi, sullo scambio di esperienza tra nonno e nipote, tra adulto e bambino. Beh, scusatemi, io non ammetto lezioni,
Non accetto, anzi, lezioni da nessuno. Sapete perché? Perché quel valore me lo porto dentro da sempre. È legato alla mia infanzia. È nel rapporto con i miei nonni. È legato ad un luogo, il mituoio. E l'ho trasmesso ai miei figli, che trascorrono le loro domeniche nelle campagne dei nonni alla Ripisetta. Antonio, scusami, spiega dov'è la Ripisetta, eh? Di Ecco Merenda poi non ne ho parlato. Sapete perché? Perché io seguo da molto tempo le battaglie della dirigente, ne conosco i valori. Ma scusatemi, io non mi ricordo di nessuno però a San Giovanni a Piro, quando insieme all'associazione del Golfo si facevano i girotondi contro la chiusura del Gaza. Antonio, mi spieghi che cos'è l'Istituto Gaza? Il Gaza, appunto. Se fosse stata oltrepassata la frontiera, la striscia di Gaza, ci si sarebbe accorti, in merito all'inglese e all'informatica, che esistono delle realtà in cui si è raggiunto il livello di eccellenza supremo. Un livello di eccellenza, grazie anche all'intervento e agli interventi comunali. Ma il mio discorso, comunque il senso del mio discorso era completamente diverso. I corsi di informatica e di inglese fanno parte di un'idea di educazione rivolta alla collettività, non soltanto ai bambini. Ma si è preferito perpetuare quelle che gli inglesi chiamano mirror climbing, e cioè l'arte di arrampicarsi sugli specchi. Lo sanno tutti che scuola e comune sono delle istituzioni completamente separate, però i capitoli di intervento sono numerosissimi: spese per le mense, spese per il trasporto, creazione di laboratori, banchi. Ah, la scuola di il comune di Caselle ha donato diversi banchi europei alla nostra scuola materna. Ma ancora più forte deve essere la sinergia. Penso a un istituto di Laveno Mombello in provincia di Varese. Pensate, è riuscito a ridurre del 55% la spesa energetica. Come? Attraverso i guardiani della luce, cioè degli studenti che ogni giorno vigilano sullo spreco della corrente elettrica, andando a spegnere la luce quando termina la lezione, oppure aprendo le tende quando è necessario. Ebbene, queste pratiche possono essere lette in un libro, non l'ho inventato io, in un libro di Marco Boschini, che è il presidente dell'associazione Comuni Virtuosi, La mia scuola è impatto zero. Poi ci sono anche altre pratiche di cui voglio parlarvi, e anche qui a Caselle stiamo per realizzare proprio una di queste, come l'installazione di impianti fotovoltaici sugli istituti o in genere sugli enti pubblici, che consentirebbero un risparmio energetico e non solo, anche praticamente minore impatto ecologico, con una riduzione delle emissioni di CO2. I comuni inoltre possono supportare tutte queste iniziative con gli acquisti intelligenti, con gli acquisti verdi, come le lampade appunto intelligenti, che vanno ad si adeguano all'intensità della luce solare, oppure imponendo l'acquisto di detersivi ecologici o dei detersivi sfusi alle imprese che si occupano della pulizia delle scuole o degli enti pubblici in genere. Quindi questo è il modello di scuola virtuosa a cui io mi riferivo. Ma ancora voglio parlare di scuola.
e mi piacerebbe portare avanti insieme agli organi competenti e alle varie associazioni l'idea di un campo scuola di un campo scuola di eccellenza, perché credetemi, ne abbiamo le potenzialità. Vedete, il campo scuola, e non quello improvvisato, è un'esperienza di carattere ludico e ricreativo, di una durata media tra 2 giorni e due settimane in genere, rivolta a bambini, ragazzi, e di solito organizzato da enti senza scopo di lucro. Un'esperienza straordinaria che racchiude una infinità di attività, che promuove l'educazione dei ragazzi attraverso lo sport, momenti formativi, animazione, quindi crea un contatto diretto con le nostre tradizioni, il nostro meraviglioso entroterra. Un modello di eccellenza che crea anche lavoro per i nostri operatori turistici, ristoratori, albergatori, pastori, aziende agricole, guide turistiche, e a questo proposito fondamentale deve essere il ruolo attivo e partecipativo dell'amministrazione. Questo è il senso del mio discorso, l'idea di una scuola virtuosa a 360 gradi. Ma per voi le idee degli altri diventano sempre oltraggio e appropriazioni indebita. Come indebite sono le divisioni, le appropriazioni culturali e ideologiche che avete creato. Voi rosso, noi nero. Voi gli ambientalisti, noi cemento. Noi l'intelligenza, voi il nuovo, voi tutti, voi tutto. Basta, basta, non ci crede più nessuno, mi dispiace. Oggi in Europa sono state abbattute barriere ideologiche, culturali e di frontiera tra gli stati, mentre qui c'è chi pensa che sono distanze i 20 chilometri da un paese ad un altro. C'entra con me tutto questo? Io sono nata e vissuta qui, sono di Caselle, la mia famiglia è casellese da generazioni, questa è la mia terra, nessuno me la può togliere, mi dispiace. Però ho pensato, potremmo brevettare una nuova carica, quello dell'amministratore in Biel Urmo. L'altra sera ho ascoltato l'invito accorato rivolto agli indecisi a votare contro questa amministrazione. Non vi nego che all'inizio sono rimasta un po' perplessa, perché io l'idea dell'essere contro non la concepisco, non mi appartiene. Poi però ho realizzato: l'essere contro è il vostro unico collante, è il mastice che tiene unite le vostre anime. La verità è inconfutabile, che senza il sindaco Muzzo verrebbe meno la vostra ragione di essere. Siete divisi e divisivi. Questa è la politica. Questi sono gli unici handicap che voglio lasciarmi dietro. I personaggi che hanno insabbiato, umiliato, venduto questo paese con le loro politiche scellerate. Voglio lasciarmi dietro il sistema e l'apparato. Le persone con le quali oggi voi banchettate vergognandovene. Mi dispiace, non si torna più indietro. Nei primi 5 anni è stato fatto ciò che era necessario. Negli ultimi 5 anni è stato fatto ciò che era possibile. Vi stupiremo nei prossimi 5 anni, faremo l'impossibile!